Ti saluto, compare nuovo. Abbracciamo noi se quattro ossa. Basta, compare. Chi è, compà? Che ci faci ta chiricca? A cavallo veniamo a bere la mossa ruzzo Pippo Faicone. E per dire ta verità ti ciccava. Perché, compà? Perché mi ciccavi? Perché da parlare una cosa. Amici e amiche della Finestra sulla Sicilia, ci troviamo in questo momento alla Feltrinelli per la presentazione della mostra fotografica di Pippo Falcone, che è nostra compagnia. Ciao Pippo. Ciao. Un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono. Vi saluto a tutti e vi ringrazio che ci seguite in questa avventura. Ecco, come nasce questo omaggio al maestro? Sì. Allora, il 2016 fu il centenario della morte di Pietro, dalla quale io, sempre appassionato delle tradizioni palermitane, ho deciso di andare a cercare la casa dove nacque Pittre, dalla quale Pittre nacque al Borgo. Così in via Collegio di Maria, cercando, ho trovato una sua lapide. Leggendo la lapide poi, insomma, ho fatto una riflessione, che alla fine Pittre, da grande medico che era, da grande scrittore, Pittre fu un grande palermitano, un palermitano d'occhio, dalla quale nella sua curiosità, nella sua ricerca, ci conservò tutto quello che oggi ritroviamo sia al Museo Pittre, che tra l'altro in questo momento è chiusa, e questa è una nota dolente. Questa è appunto una nota dolente, e sia negli scritti. Pittre, io appunto lo definisco un palermitano come uno di noi. Il palermitano è quel carattere che abbiamo, è di essere curiosi, di cercare. Il palermitano sente, ascolta, il palermitano ama la sua città come la amo Pittre, come io amo il centro storico, e vorrei che appunto il centro storico sia rinnovato e sia alla portata di chiunque. Girando il centro storico ho scoperto che ci sono cose che i palermitani stessi non conoscevano. Tanti, devo dire che attraverso il nostro blog cerchiamo nel nostro piccolo di portare appunto alla luce quelle che sono quelle bellezze, quei tesori, come li amiamo definire noi, sì. Nascosti. E appunto, a me tanta gente che mi vede o che mi conosce o chi vuole conoscermi, basta il sabato mattina, la domenica mattina mi trova a me per il centro storico a fotografare o a scrivere o a leggere qualche lapide. E noi saremo pronti ad incontrarti. Grazie. Alla prossima. Grazie, alla prossima.